parleremo degli scavi e delle fondazioni. Spesso non si valuta l'idea di avere un terreno pianeggiante o in leggera collina. Cosa può succedere? Se la mia casa verrà appoggiata a questo livello, guardate la mia mano andando avanti, sembra quasi in piano, in realtà probabilmente 10 metri più avanti andrò a scavare non più magari 50 cm ma 1,5 metri, quindi mi ritroverò la mia casa più bassa come partenza rispetto al terreno che vedo visivamente adesso. Perché questa piccola valutazione? Quando si va a cercare un terreno edificabile è bene considerare che se voglio la casa più alta devo fare una tipologia di fondazione più costosa. Se invece vado con la nostra platea base, dovrò abbassarmi di quota e fare un muro a monte per tenere il terreno. Facciamo un esempio pratico: questo bel campo verde che non sembra eccessivamente inclinato in realtà ha necessitato di uno scavo che partiva dai 60-70 cm a superare i 2 metri, quindi ha necessitato di fare una fondazione non più a platea ma a travi rovesce. Se si voleva arrivare all'altezza iniziale dovevamo fare un piano interrato. Adesso vediamo la realizzazione del magrone di fondazione e scorriamo alcune foto di alcune fondazioni realizzate su altre case. Le travi rovesce e l'armatura dei cordoli continua. Vediamo anche il solaio pre-dalles isolato. Prima del getto e dopo il getto. E continuando avanti vediamo un altro tipo di fondazione, la classica platea con armatura a doppia rete. Sopra di esse verrà realizzato sempre un cordolo in cemento armato. Vediamo le foto delle casserature e poi dopo del cemento grezzo. Il cordolo in cemento è un grande accorgimento tecnico che farà durare a lungo la casa in legno perché la solleva da terra ben 20 cm e quindi allontana umidità di risalita. Questo verrà poi impermeabilizzato una prima volta sopra i cordolini, una seconda volta con una guaina che continuerà nel marciapiede. Come sempre sono i particolari a fare la differenza. Questi accorgimenti garantiscono una lunga durata dell'edificio in legno. Anche sulla parete esterna viene applicata una terza impermeabilizzazione che prende sia il marciapiede che la parete in legno. Se avete gradito queste immagini, iscrivetevi al canale così visualizzerete le altre fasi di costruzione.